Buonasera, buon pomeriggio a tutti quanti. Eccoci di nuovo qui ad affrontare un altro vitigno e proprio anche della sua storia nell'Alto Adige, del suo sviluppo in questa terra baciata dalla fortuna. Oggi parliamo del Pinot Grigio. Il Pinot Grigio è uno dei vitigni più diffusi che abbiamo nel nord-est italiano, ma è anche un'uva molto conosciuta che nasconde però tanti segreti e una storia molto travagliata, ma soprattutto una storia piena di sorprese. Sorprese perché questo vitigno, che molti credono essere un vitigno anche semplice, non lo è affatto, anzi ha delle caratteristiche molto peculiari e soprattutto richiede molta attenzione nella produzione. Ma scopriremo insieme a uno dei più grandi esperti proprio dell'Alto Adige, un enologo molto rinomato, perché stiamo parlando di Hans Terzer della cantina San Michele a Piano. È qui con noi oggi appunto per approfondire insieme questo strepitoso vitigno Pinot Grigio. Allora, diamo subito il benvenuto ad Hans Terzer. Buonasera anche da parte mia. Buonasera Hans, benvenuto qui con noi e quindi come anticipato oggi andremo ad approfondire un vitigno molto conosciuto ma che in realtà riserva tante sorprese nella sua storia. Tanto per cominciare, partirei proprio dal suo nome, Pinot Grigio. Vogliamo capire nel profondo, intanto proprio per la sua morfologia e le sue caratteristiche proprio di uva, perché si chiama così? Sì, si chiama così perché ha questo colore forse un po' particolare. Bisogna dire che la caratteristica principale del Pinot Grigio sono anche i grappoli di media grandezza, forma un po' cilindrica o piramidale, ma soprattutto più o meno a forma del pino nero, più o meno come una pigna, ma soprattutto con questi acini di colore marrone, rosso, grigio, tante volte anche quasi ramato, e poi quando è molto molto maturo, il pino grigio ha quasi un colore che tende al blu, al viola. Poi c'è un'altra cosa, tante volte sul pino grigio, poi possiamo parlare però magari più tardi, si nota anche qualche chicco sia nero, che bianco anche, che ci spiega appunto da chi è la madre o il papà, diciamo, del pino grigio. Siamo sempre sul pino nero poi, no? Esattamente, perché appunto partiamo proprio dal fatto che il Pinot Grigio è diciamo, un figlio in un certo senso appunto sempre del ceppo del Pinot Nero ed è per questo infatti che appunto Pinot, il nome stesso come giustamente sottolineato, deriva proprio dalla pigna perché viene dalla Francia e Pinot significa proprio pigna e ricorda appunto la conformazione di questo grappolo molto piccolino, molto serrato nei suoi grappoli e così come il Pinot Nero è un vitigno molto molto sensibile anche alla zona dove viene piantato e può dare sfumature molto differenti. Infatti, poi appunto la sua particolarità di essere grigio lo rende veramente un grappolo alquanto particolare già dalla pianta. Ma appunto scendiamo appunto a capire quali sono i territori che sono più vocati per questo Pinot, che è molto diffuso, ma in realtà richiede invece delle caratteristiche ben definite. Sì, fortunatamente oggi la situazione è un po' cambiata perché se parliamo di pino grigio abbiamo selezionate dei cloni che sono un po' più spargoli, per cui non c'è più quella grande paura che avevamo 40-50 anni fa col pino grigio. Il pino grigio era un vitigno soggetto al marciume, ma i contadini avevano grandissima paura di impiantare pino grigio perché appunto con questa forma di pigna, poi col sistema vecchio ancora di pergola, dove c'era più afa, più umidità, c'era il grande pericolo del marciume. Questo pericolo ormai non c'è più, abbiamo vinto la guerra avendo cloni più spargoli, ma soprattutto anche un'altra forma di allevamento, vorrebbe dire allevamenti soprattutto su guyot, dove appunto l'uva
prende più aria, più sole, tutto il vigneto è più areggiato, se c'è una pioggerella si asciuga tutto quanto in breve tempo, eccetera, eccetera. Io mi ricordo. Ricordiamo anche bene come sono fatti appunto la differenza tra come è fatto l'allevamento a pergola e quello a guaio. Appunto, la pergola è questo allevamento che sopra, dove sopra c'è questa tettoia, tutto chiuso, e sotto le foglie ci sono le uve. È ovvio, se fa un po' di pioggia, sotto questa tettoia c'è un po' di affa e c'è la possibilità che l'uva, diciamo, prende il marciume. Invece sul guaio, dove abbiamo questi filari esposti al sole, al vento, all'aria, questo non succede, diciamo. Sicuramente è una guerra vinta. Io mi ricordo proprio qua in questa sala, ho convinto 25 anni fa una quarantina di contadini a impiantare del pino grigio, ma li dovevo quasi pregare o minacciare che mi impiantino pino grigio, perché tutti quanti avevano paura, perché hanno detto: ma poi l'uva prende il marciume. E abbiamo detto: no, non prende il marciume, basta che proseguiamo solo un certo modo, vorrebbe dire passare dalla pergola al guaio e naturalmente abbassando le rese. 30-40 anni fa anche le rese erano più alte di oggi, e avere, selezionare dei cloni particolari. Sì, poi naturalmente bisogna vedere anche le diverse zone. Il pino grigio qua in Alto Adige lo troviamo da 250 metri fino a 600-700 metri di altitudine, e vedo che i più grandi risultati, soprattutto i risultati qualitativi dove il pino grigio non ha grandi problemi, è la mezza collina che è più ventilata, magari delle cosiddette conche, ma nelle conche appunto bisogna stare molto molto attento. Allora, infatti, allora, ricordiamo che Hans Sterzer è diciamo storico nel territorio dell'Alto Adige, un enologo molto conosciuto, ma soprattutto anche multipremiato, ed è a San Michele Appiano dal 1977, 70 anni dopo la nascita proprio della cantina stessa, della cantina cooperativa, che racchiude un numero sempre maggiore di conferitori, una cantina molto importante, che ha visto veramente anche molto di persona anche l'evoluzione, quindi, di questo vitigno nel tempo, negli ultimi 40 anni sicuramente molto bene. E vorrei appunto insieme magari ripercorrere un po' quella che è la storia di questo pino grigio in Alto Adige, di come veniva visto e di come viene visto oggi, quindi anche alla luce di quello che è appena stato detto della paura anche dei produttori a coltivarlo, invece oggi un'evoluzione ha permesso veramente di farlo in maniera molto più tranquilla, ma anche grazie a tanta ricerca che c'è stata dietro. Il pino grigio ha una lunghissima storia. Sappiamo che probabilmente, quasi sicuro, è una mutazione del pino nero, e che i monaci cistercensi l'hanno portato dalla Borgogna alla fine del 1300, l'hanno portato a Balaton in Ungheria, e dall'Ungheria veniva trapiantata, se mi ricordo bene era il 1568, in Alsazia, e c'era soprattutto un tedesco, un commerciante tedesco di Speyer, che si chiamava Ruland, che è stato quello che l'ha fatto riconoscere questo vitigno, che è stato quello che l'ha diffuso anche in Germania, per cui anche questo nome Rulander, che deriva appunto da Ruland, lì il cosiddetto Grauer Burgunder, che oggi è il nome tedesco, non esisteva. In Alto Adige è arrivato tant'anni fa, vorrebbe dire esattamente nel 1848, c'era l'arciduca Giovanni che ha portato questo vitigno assieme anche al pino nero, a qualche altro vitigno,
in Alto Adige e l'ha impiantato. Il primo impianto di Rulendaro di Pino Grigio è stato fatto qua, in questa zona, nella zona nei vigneti del castello di San Valentin. Purtroppo oggi non abbiamo più le viti del 1850, naturalmente sono state stirpate e sono state sostituite man mano, però è soprattutto stata la zona di Appiano Monte dove hanno fatto i primi impianti, poi naturalmente sono passati anche nelle zone di Terlano e nelle zone anche di Merano. A quei tempi bisogna ricordare che il Pino Grigio non è stato vinificato separatamente, ma soprattutto in abbinamento al Pino Bianco. Ci hanno fatto questo miscuglio o assemblage, chiamiamolo così, tra Pino Bianco e Pino Grigio, perché appunto il Pino Grigio dava di solito più zucchero che il Pino Bianco. Questo era il segreto di quei tempi fa. Infatti, appunto, come abbiamo detto sin dall'inizio, il nome Pino Grigio suggerisce proprio questa buccia comunque colorata. Non è, molti lo chiamano appunto un vitigno bianco, però in realtà appunto è un vitigno che è un po' una via di mezzo tra un bianco e un rosso, appunto a questa colorazione grigia. E quindi anche questa è una particolarità molto importante del Pino Grigio, perché appunto i metodi di vinificarlo cambiano radicalmente non solo l'espressione nel bicchiere a livello organolettico, ma anche di colore, perché appunto si può decidere se trattarlo più come un vino con la vinificazione in bianco, oppure se invece farlo stare a contatto con le bucce, e questo gli dà questa colorazione che poi appunto è la famosa colorazione aranciata dell'orange wine, ma diciamo che il più diffuso è proprio nella versione vinificata in bianco, quindi con questo colore in realtà di vino bianco, giallo paglierino. Possiamo vedere insieme appunto questo aspetto e anche quello che poi si ritrova appunto nel calice, a seconda di come viene vinificato. Sì, appunto il Pino Grigio oggi lo posso vinificare in diversi modi, dipende anche che qualità che voglio arrivare, dipende dove nasce, dipende che resa per ettaro ciò. Io credo che il più tanto Pino Grigio viene vinificato ormai in stile tradizionale, che sarebbe la fermentazione in bianco, diciamo, fermentazione in acciaio, eccetera eccetera. Ci sono Pino Grigi che vengono fermentati, affinati in legno come il mio, e c'è qualche Pino Grigio, c'è qualche produttore soprattutto in Friuli, ho visto, che lo fa ancora in maniera molto antica, che fa una macerazione lunga delle uve e poi naturalmente ottiene un prodotto di colore ramato, quasi rosa, un vino diciamo con tanto di tannico, con tanto di struttura, ma non è forse così vivace come il Pino Grigio vinificato in bianco. Il problema è che il Pino Grigio forse è stato un po' trascurato negli ultimi anni, diciamo ci occupiamo da una quindicina di anni a fare delle super selezioni, delle selezioni di Pino Grigio. Io sono stato il primo a credere al Pino Grigio perché già nel lontano 86 ho vinificato questo Pino Grigio in modo un po' differente, e con un po' di malizia e un po' di ironia quando l'ho presentato negli anni successivi ho sempre detto: signori, vi presento il Pino Grigio più caro d'Italia, perché era l'unica selezione di Pino Grigio diciamo a quei tempi. Poi fortunatamente anche tanti altri dei miei colleghi, sia in Alto Adige ma anche nel Veneto, nel Friuli o in qualche altra parte, ci hanno creduto a questo grande vitigno e stanno facendo delle ottime selezioni. Che cos'è che l'ha spinta proprio a credere così fortemente nel Pino Grigio? Quali sono le caratteristiche, appunto, i punti di forza che ha riconosciuto e che identifica in questo vitigno che l'hanno spinto proprio a dire: voglio fare con questo vitigno dei grandi vini? Io ho cominciato a lavorare qua nel 77, come già stato detto. Lì il bianco giocava un ruolo piccolissimo, appena 15% di bianco ai 72% di uve bianche d'oggi. E
nessuno si occupava del pino grigio. Io ho fatto qualche microvinificazione e ho visto che si ottengono dei vini bianchi di finezza e soprattutto anche di grande struttura, per cui ho deciso, prima di mettere un pino bianco in legno, di prendere uno Chardonnay, un pino grigio e metterli in legno, perché ero convinto che anche il pino grigio mi dà un grande risultato. E credo che, anche se tanti mi hanno detto ma vedrai col pino grigio vai avanti per 3-4 anni, no, il pino grigio St. Valentin ha sopravvissuto alla grande e oggi di questa etichetta si fanno circa 40.000 bottiglie, che non sono poche, no? Decisamente no, e soprattutto sono veramente diventati un'icona del pino grigio, quindi veramente molto interessanti. Ma appunto, allora andrei a questo punto a sentire le caratteristiche proprio del pino grigio nel bicchiere, anche per evidenziare quelle che sono le caratteristiche. Qui abbiamo tre diversi pino grigio, di cui appunto solamente quello vostro vinificato con una maturazione anche in legno, di cui poi ci parlerà e ci spiegherà appunto anche la scelta e il tipo di longevità che questo vino può regalare. Ma partiamo appunto dalle due versioni invece in acciaio che abbiamo. Abbiamo due cantine di riferimento molto interessanti, che sono appunto, questa la pronuncerò malissimo, me la Köfferhof. Köfferhof. Vicino a Bressanone, dal mio amico Günther Kerschbaumer, e poi c'è l'altra cantina Cornell, che è quasi vicino a noi, nella zona di Sette Querce, vicino a tra Terlano e Bolzano, e anche lì ci lavora un carissimo amico Florian Briegel. Esattamente, allora quindi sono appunto due cantine che hanno scelto di vinificare il Pinot Grigio in acciaio. Ovviamente sono tre versioni di vinificazione, tutte e tre in bianco, qui abbiamo, ma appunto due con l'affinamento in acciaio. Allora Andrei, inizierei proprio da Köfferhof. Sì. Che tra l'altro appunto è appunto nella Valle di Sarco ed è un vigneto situato appunto nel comune di Novacella, in provincia di Bolzano, come è stato detto, e è un vitigno molto alto ed è nella parte proprio alta dell'Alto Adige, giusto? Siamo a 650 metri sopra Novacella e a Varna, diciamo. Sono queste colline che fanno scudo, diciamo, alla città, alla piccola città di Bressanone, esposizione sud, diciamo, è anche il confine della viticoltura altoatesina nella Valle di Garco. Queste colline fanno da scudo e hanno anche dei terreni particolari. Una ghiaia di limo sabbiosa, origine morenica, terreni anche caldi, dove non abbiamo solo il pino grigio, che è lì in quella zona è forse una piccola specialità, ma è una zona conosciuta soprattutto per il Silvaner e per il Kerner, no? Sì, infatti il pino grigio in questa cantina vuole essere proprio un'espressione di freschezza, di mineralità, di proprio puntare sul lato, diciamo, più aromatico e più, anche se ovviamente il pino grigio non è un vitigno aromatico, ma ha comunque dei sentori fruttati e floreali molto importanti, me lo conferma? Sì, è il vino forse meno profumato della Val di Sarco, perché sia Kerner che Würzraminer, Müller sono dei vini abbastanza profumati, o profumati in un certo senso con questi profumi floreali. Invece il Pinot Grigio ha tutto un altro caratterino, diciamo, profumi diversi, profumi che ricordano appunto la pesca bianca, il melone, la mela, le limette, per esempio, eccetera, eccetera. Poi dipende anche
sempre anche dalla nata, se abbiamo una nata calda o una nata meno calda, i profumi non è che sono sempre quelli stessi, fortunatamente, no? Assolutamente sì, ovviamente questo è valido per tutti i vitigni, ma sicuramente ci sta un po' un fil rouge che comunque collega, diciamo, le varie annate e caratterizza un po' il vitigno. Secondo lei, appunto, il Pinot Grigio, quali sono i tratti, diciamo, un po' distintivi di questa uva quando ce la troviamo appunto nel bicchiere vinificata in bianco e con un affinamento in acciaio? Sì, per me il Pinot Grigio è un vino che vive dalla sua armonia, sia come profumo, non ha il profumo troppo spiccato, ha profumi eleganti, fini, però dall'altra parte con un certo peso anche, e anche in bocca di solito il Pinot Grigio ha freschezza, ha mineralità, ma anche polpa, è un vino armonioso, diciamo, con una certa armonia, ma soprattutto con una bella beva. E quello che per me è una grande bella cosa. Sì, è un vino che appunto lascia proprio una bocca di grandissima freschezza e sapidità ed ha una bella persistenza e comunque un corpo che lo lascia, gli dà una bella versatilità anche a livello di abbinamenti, perché è un vino molto morbido e al tempo stesso appunto ha questa freschezza e persistenza importante. Se ci dovesse consigliare appunto un piatto tipico della vostra zona, quindi dell'Alto Adige, da poter abbinare al Pinot Grigio appunto 2019 di Kofferhof, quale ci consiglierebbe? Mi viene in mente una specialità, soprattutto anche loro, che sono sopra, perché loro hanno anche una bella agritour lì su questo maso. Io lo abbinerei per esempio a un piatto di Schlutzkrapfen, parola difficilissima. Schlutzkrapfen sono una... è l'unica pasta altoatesina, chiamiamola così, cioè è una specie di tortelli ripieni di spinaci e di ricotta, poi ci mettono un po' di grana padana sopra e burro lesso, diciamo un piatto non proprio facile, ma piatto sostanzioso che richiede poi anche un vino con una certa grinta. Ecco, infatti il Pinot Grigio di grinta ne ha molta e questo lo rende appunto un vino molto interessante e anche appunto, come abbiamo detto, molto versatile e piacevole, che dà espressioni molto diverse. Le espressioni, abbiamo detto prima, dipendono moltissimo ovviamente dall'annata, ma dipendono moltissimo anche dal terreno da cui nascono, quindi anche dal clima. Qual è appunto il clima, diciamo, più adatto per tirar fuori le espressioni, diciamo, proprio di freschezza e di tipicità più adatti al Pinot Grigio? Ma dipende, secondo me esistono due tipologie un po' di Pinot Grigio, quello appunto come quello di Kofferhof, che si ottiene in un ambiente dove c'è un clima, sì, mediterraneo alpino lo chiamo, fa caldo di giorno ma fa soprattutto fresco di notte. Lì abbiamo questi Pinot Grigi un po' con un certo frutto, con una bella mineralità, con una bella acidità, e poi ci sono forse i Pinot Grigi, quelli della bassa tesina, che sono un po' più che hanno più polpa, che hanno un po' meno acidità, che sono più beverini, chiamiamoli così, però sono due filosofie che però non si ottengono, diciamo, da una lavorazione diversa, ma si ottengono da due microclima abbastanza diversi, perché nella bassa tesina c'è più caldo, si raccoglie anche forse 2 o 3 settimane prima che raccoglie l'amico del Kofferhof,
La gran bella cosa ogni tanto, sarebbe ogni tanto anche di sposarli questi due vini, però diciamo di solito Vale Sarco e Vale Sarco, Bassa Atesina e appunto e Alto Adige. Non ci sono quindi aziende che fanno, diciamo, il blend tra questi due territori? No, c'è un'azienda molto nota, molto conosciuta che fa un blend di diverse microzone. Che l'azienda, anche un'azienda italiana che ha fatto anche in gran parte la storia del successo del Pinot Grigio negli Stati Uniti. Parlo di Santa Margherita. Santa Margherita. Santa Margherita compra diverse partite di Pinot Grigi in Alto Adige, cominciando dalla Bassa Atesina fino all'Oltradige, da zone da 250 fino a 500 metri. Loro fanno poi questo assemblaggio delle diverse zone e credo che hanno un grande successo. E se dovessimo invece appunto tracciare la differenza tra il Pinot Grigio di Kofferhof e quello di Florian, di Florian Brigol, ossia il Cornell, che si trova invece più verso Caldaro proprio. Tutto un altro suolo, terreno profilico, con un po' di terreni anche calcarei. La pendenza qua è sud-est, perché qui il sud sarebbe forse anche troppo caldo, e qui siamo a 350-400 metri, diciamo, nella zona, io direi, media collina, no? Media collina, e secondo lei questo come si riflette nel bicchiere? Questo forse leggermente, come si potrebbe dire, la città è leggermente inferiore, però questo non è, non capirmi male, no, non è una cosa negativa, è leggermente inferiore a quello della Val di Sarco. Ho visto che c'è anche l'alcol che è un po' più sotto, però questo è anche un bene ai tempi d'oggi. E il vino è molto floreale, soprattutto con questi profumi che ricordano appunto la pera, come si chiama, Kaiser Alexander, è una vecchia Grazie. pera, la pera molto, molto, molto matura, diciamo. E il vino è forse un po' più rotondo di quello della Val di Sarco. Sì, in bocca si sente proprio questa rotondità più importante rispetto al precedente che aveva invece questa acidità più spiccata, quindi un pochino più tagliente e rinfrescante, mentre questo è più avvolgente, ecco, in un certo senso. E ovviamente due bellissime espressioni, stiamo parlando di tutte aziende di grandissima eccellenza, appunto, tra l'altro una di terreni molto antichi, ma di giovane, perché nasce comunque nel 95 l'azienda di Koferhof. Invece qui stiamo parlando di un'azienda secolare, possiamo dire, che ha più di 700 anni di storia, ma di un terreno che ne ha oltre 2000. Appunto, anche qui vediamo una espressione comunque molto bella, ricca in bocca, pur mantenendo questa freschezza, questa bevibilità che sono proprio un fil rouge del Pinot Grigio. Anche qui chiederei un'idea di quello che potrebbe essere un abbinamento, però a questo punto di un abbinamento che possiamo invece trovare fuori dall'Alto Adige, quindi un qualche cosa di non solo tipico altoatesino, ma che possiamo trovare nelle tavole in generale, magari anche con Io qualche cosa strana, asiatica, chissà. sì, ma un vino così io lo berei volentieri anche con un crudo, che potrebbe essere poi un crudo made in Italy, che è crudo crudo, ma anche un crudo, diciamo, made in Asia, con leggeri aromi e spezie asiatiche, per esempio. Perché questo è un vino che non richiede un grandissimo piatto, o il piattone, o il pescione, ma si sposa anche molto bene con un bel primo, diciamo, a base di pesce, anche crudo, secondo Esattamente, infatti mi ha letto nel pensiero quando ha detto anche un po' fuori, perché appunto è proprio un vino che si sposa Una molto cosa bene.
Una cosa che mi è venuta in mente, diciamo, se guardiamo questi due vini qua, soprattutto anche i terreni, Kefferhof, è terreno storico per vini bianchi, perché per i vini rossi in quella zona faceva troppo poco caldo. Invece, questo Pinot Grigio che nasce appunto a Pianezza di Caldaro. Questo fino a 10, 20, 30 anni fa, non so esattamente, questo vigneto qua era terreno soprattutto di rossi, di schiava. La schiava in gran parte è stata stirpata nelle nostre zone e sostituita, diciamo, con dei bianchi. Dipende poi con un pino bianco, con pino grigio, con Sauvignon, dipende poi dalla singola zona. Zone che in parte non erano vocate per fare grandi schiavi o per fare grandi rossi. Sono zone vocate queste per fare grandi bianchi. Anche voi avete fatto un po' questa scelta all'interno, diciamo, dei vostri conferitori, avete notato questo? Io in alto Adige sono considerato saggio del Pechino, si dice della schiava. No, io l'ho fatto stirpare qua nelle nostre zone perché secondo me diciamo, è zona vocata per bianchi, vocata anche per un rosso che è il Pinot Nero, che si trova molto bene assieme al Pinot Bianco, assieme allo Chardonnay. Questo lo vediamo anche per esempio in Francia. Per cui la schiava l'abbiamo lasciata lì nelle zone dove ci dà una certa qualità, nelle zone più calde, ma le zone diciamo con un clima mite e fresco, come Pianomonte, come questo Pianizza di Briga, di Cornell, qui ci troviamo ai piedi del massiccio della Mendola, un massiccio che parte da 1500 e va a 1900, dove di notte scendono queste arie fredde, rinfrescano, diciamo, tutto l'ambiente, tutte le zone e ci conservano aromi e acidità. E quindi abbiamo giustamente voluto esaltare la produzione di bianco, senza nulla togliere alla schiava, che tra l'altro negli ultimi anni sta veramente dimostrando comunque un grande carattere laddove è stata prodotta in maniera con, diciamo, con una concezione nuova. Anche lì c'è stata un'evoluzione molto importante del rispetto verso il vitigno schiava che aveva, diciamo, nel passato magari preso una strada un pochino più di quantità invece che di qualità, e adesso si è completamente rigirata la medaglia e stanno puntando molto invece appunto su meno quantità ma grande qualità verso questo vitigno. Ed è questa una veramente una riqualifica di tutto il territorio che è avvenuta nel caso della schiava, ma che è avvenuta anche su tutti gli altri vitigni che voi rappresentate, perché l'Alto Adige devo dire che ha questa caratteristica di lavorare veramente molto bene e puntando veramente tanto sull'esaltare il vitigno, il territorio e fare produzioni di altissimo livello. E arriviamo appunto al Saint Valentine, che è, diciamo, la linea di punta, chiamiamola la punta di diamante della cantina di San Michele a Piano, dove appunto l'enologo Hans Sterzer è presente dal 1977, lo ricordiamo, ma è appunto un'associazione di piccoli produttori che all'inizio nel 1907, se non erro, si sono assemblati, oggi sono oltre 300 conferitori. Ci può raccontare un po' la storia di San Michele a Piano? San Michele nasce nel lontano 1907, due docine di contadini che si mettono assieme e poi man mano l'azienda cresce, è cresciuta soprattutto negli ultimi 40 anni, diciamo, negli anni 80 avevamo ancora 180 ettari, oggi è più che il doppio. Con 300, oggi 385 ettari, 335 soci. E questo spiega anche perché la forza della cantina cooperativa in Alto Adige. Abbiamo tantissimi appezzamenti, tantissime piccole proprietà, gente che non si potrebbe mai mettere in proprio perché sono troppo piccoli. Per
Per cui già oltre 100 anni fa hanno preso decisione, questa decisione, che è stato anche poi alla fine vincente, di associarsi in una cantina cooperativa, e le cantine cooperative in Alto Adige, posso dire, funzionano anche molto bene. Perché? Perché abbiamo capito una cosa, io sto predicando da 40 anni che siamo condannati a produrre qualità, non c'è altra via in Alto Adige, siamo troppo piccoli per fare grandi produzioni, eccetera eccetera, e questo l'abbiamo capito sì negli anni 80, dove c'era questo cambiamento da quantità a qualità. Ci è voluto un po' di tempo, però credo che da 20 anni le cose stanno funzionando molto molto bene. E siamo arrivati a tal punto che abbiamo capito cosa è da fare. Non è siamo arrivati già lì dove volevamo arrivare, c'è ancora tanto da fare, c'è da capire certi posti da individuare, le migliori zone per Pinot Grigio, per Sauvignon, per Pinot Nero, eccetera, eccetera. E di creare, secondo me, anche questo Made in Alto Adige, questo marchio Alto Adige. Non vogliamo fare grandi vini che sono poi la copia di un grande Bordeaux, di un grande Borgogna, eccetera, eccetera. Vogliamo creare questo stile Alto Adige e credo che ci siamo quasi arrivati. Sì. Molto, molto vicini, perché devo dire che è vero, cioè proprio in Alto Adige un'aggregazione, una comunione di intenti molto forte, ed è veramente sta diventando sempre di più proprio un marchio, l'Alto Adige, di garanzia di qualità, ed è una cosa importantissima che state veramente portando avanti con grande successo, una cosa per il bene di tutto il territorio, ed è veramente anche questo un esempio che io mi auguro possano seguire in altre regioni d'Italia, perché avere veramente un territorio che ti tutela così, che porta avanti questa bandiera in maniera così forte, è una cosa purtroppo ancora rara in altre zone, e soprattutto non fatta a questi livelli, e lo dico veramente spassionatamente, ma perché conosco bene tante realtà che avrebbero bisogno di questo. E quindi su questo è veramente un modello, quello dell'Alto Adige, ed è per questo che i vini dell'Alto Adige stanno avendo comunque un grandissimo successo. Siete appunto un punto di riferimento ormai assoluto per i bianchi, ma anche per i rossi, che un tempo rappresentavano la maggioranza della produzione, ma oggi, anche se in minoranza, sono comunque delle grandissime espressioni. Prima di tornare al Pinot Grigio, volevo fare un'altra domanda, proprio per quello che ci siamo detti adesso. Quanto è stato faticoso? Quali sono stati forse gli ostacoli o le difficoltà maggiori in questo percorso di rivalutazione del territorio, in questo percorso dove appunto si passava dalla quantità alla qualità? È stata una grande battaglia. Bisogna pensare che negli anni fine 70, primi anni 80, c'era questo giovanotto di appena 20 e 20 rotti anni che andava in vigna e diceva ai contadini che avevano 70, 60, 70, 80 anni: dovete sì, fare la cosiddetta vendemmia verde, vorrebbe dire buttare uva per terra, eccetera, eccetera. I primi tempi volevano, non so, mettermi in croce quasi. Aspettavano sotto casa. Diverse battaglie, però io racconto, mi piace sempre raccontarlo ai giovani. Poi a un certo punto ho capito anch'io, io avevo da fare con delle generazioni che hanno vissuto una o due guerre. Che sapevano cosa vuol dire fame, e questo io fortunatamente non l'ho vissuto questo tempo. Per cui loro produrre di meno, buttare uva per terra, era quasi un sacrilegio. E finché l'avevo capito anch'io, poi man mano ci siamo capiti. E devo dire che poi i primi premi, fine anni 80, 90. La cantina dell'anno del Gambaro nel 2000 e così, sicuramente ci ha dato una spinta. E hanno detto: beh, forse non è che questo giovane,
ci dice le cose sbagliate, poi... Sandra l'ha anche premiato lei proprio come miglior enologo, vero? E anche economicamente, però di battaglie ne abbiamo fatte. Oggi le cose sono molto più semplici, oggi ognuno sa che la qualità viene premiata, poi bisognava anche convincere anche il Consiglio di premiare le uve di qualità e di castigare le uve meno buone. Una volta, come in tanti altri paesi d'Italia, c'era un prezzo per l'uva, ugualmente se poi era tanta buona o meno buona, diciamo. Oggi posso pagare 3, come posso pagare 9, come posso pagare solo anche 1. Il valore dell'uva sicuramente ha contribuito a rafforzare, diciamo, l'impegno in vigna, poco ma sicuro. Quanto è difficile selezionare però tutti questi conferitori? Noi abbiamo dei sistemi che ci aiutano, c'ho dei bravissimi collaboratori anche in vigna, agronomo, eccetera, eccetera. Non c'è più problema, diciamo. Abbiamo diversi parametri come andiamo a valorizzare le uve e questo funziona anche molto molto bene. Io scelgo assieme alla mia staff le zone boccate per St. Valentin, le zone boccate per la linea selezione o la zona boccata per la produzione dei vini classici. E naturalmente facciamo una cosa, differenziamo soprattutto le rese per le singole zone, per le singole qualità. Alla fine uno che produce anche qualità media come contributo, come soldi, può arrivare in cima. Basta che produce tanta, che produce quello che lasciamo produrre e quella lì molto buona. E quello è il segreto, diciamo, di una viticoltura che funzioni molto bene. Se io gli dico tu puoi produrre 50 quintali, è ovvio che lui dovrebbe produrre 50 quintali e non 30, quelli sono poi troppo pochi, secondo me 30 da noi, lì c'è qualcosa che è andato male, per esempio in vigna, i 50 sono un minimo, noi abbiamo delle rese dai 50 ai circa 100 quintali per ettaro con una media aziendale di 80 quintali per ettaro. Per l'Alto Adige non è un granché quello. Se parlo di St. Valentin, quest'anno eravamo a circa 60 quintali per ettaro. Il vino si chiama San Valentin, come si scrive? San Valentino, San Valentin. Porta il nome di un castello ad Appiano Monte. Questo nome è un omaggio che ho fatto al vecchio proprietario, perché nell'86 ho fatto le prime selezioni e lui era, il signor Trafoer, era uno dei pochi che mi seguiva già là e mi ha fatto fare delle prove nei suoi vigneti. Nell'86 sono partito con 3 vini, e appunto Pinot Grigio. Altre robe non le avevo, Sauvignon non ne avevo ancora, non avevo una chicca di Sauvignon. E ho capito subito che un vino che è boccato per la lavorazione in legno, in piccolo legno, e l'ho vinificato appunto per tantissimi anni in barrique. Dal 2007 abbiamo adesso un mix tra barrique e tonneau. Perché voglio o non voglio dall'altra parte che il cosiddetto bacio del legno sia troppo emergente, sia troppo. Preferisco di avere un po' meno legno e più vino. Infatti, effettivamente, sia al naso si sente comunque questa leggera affumicatura, una vaniglia, però il legno non è assolutamente invasivo. È, diciamo, un complemento in più di spezie che si vanno ad aggiungere a un bouquet molto intrigante che c'è e che comunque esalta il frutto e il floreale, quindi effettivamente un legno molto molto poco invasivo. Ma quindi come mai questa scelta di passarlo in barrique, qual è diciamo l'obiettivo? È un vino che può aspirare ad una longevità molto importante? Appunto, già negli anni 80, io mi sono detto voglio fare dei vini bianchi che sono anche soprattutto longevi. Naturalmente ho fatto prima 2-3 anni, ne ho fatto delle prove, piccole prove. Secondo me l'unica soluzione era quella di fare
sia la fermentazione che l'affinamento in piccolo legno. Ma all'inizio abbiamo addirittura, dico abbiamo, non solo io ma anche qualche altro amico, qualche collega, soprattutto negli anni 2000 abbiamo forse un po' esagerato col legno, perché tutto barrique, tutto sapeva da affumicato, da legno eccetera, per cui poi ho fatto questa scelta di dividere un po' diciamo i legni tra legno barrique 225 litri e i 500 litri. In più non è che uso su questo vino, il vino viene sempre fatto nello stesso modo, diciamo fermentazione alcolica e fermentazione malolattica in legno per circa, e affinamento per circa un anno. Dopo un anno il vino viene tolto dal piccolo legno, naturalmente dopo un accurato assaggio, eventualmente una selezione di qualche barrique che non mi piace, poi va a finire in serbatoio e fa un ulteriore affinamento sul lievito di circa 8-9 mesi prima che vada in bottiglia, diciamo. Questo, la lavorazione è sempre quella uguale. Quello che è cambiato qua sono naturalmente i vigneti. Sono partito col vigneto di St. Valentin, credo con 2.000 bottiglie. Oggi siamo a circa 40.000 bottiglie, per cui oggi il vino sono le migliori chicche, le migliori zone di tutta la nostra zona. Non è più St. Valentin, ma sono le migliori zone, le migliori partite di Pinot Grigio che vengono conferite alla San Michele Piano. Però non a puro caso, ogni produttore di Pinot Grigio St. Valentin sa già all'inizio dell'anno, sa già quando va a potare, lui fa parte della squadra St. Valentin e in base a questo lavora poi in vigna per avere un risultato ottimale. Voi quindi selezionate, diciamo, in base ai produttori e territori, ovviamente di loro pertinenza, a monte, e sono diciamo, i produttori per il St. Valentine, oppure ogni annata vedete l'andamento climatico e poi decidete quali partite far rientrare per il St. Valentine? Allora, per St. Valentine ci sono sempre più o meno sempre stessi produttori, quest'anno ho aggiunto altri 3-4 e guardo sempre attentamente di avere delle zone alte, un zone un po' meno alte, parliamo da 450 a 650 metri e lì posso giocarmela. Se nell'annata calda faccio un po' vendemmiare un po' in anteprima. Con questi numeri non posso più permettermi di scegliere, andare lì e là a cercare, come faccio con un altro vino che con l'Appius, lì veramente vado in cerca anno per anno, e anche se anche lì ormai si sono confermati 2-3 vigneti, ma lì andiamo in cerca delle migliori chicche, però lì parliamo di 6.000 bottiglie e non di quasi 500.000 bottiglie di St. Valentin, no? E poi immagino che comunque poi quando siete lì alla fine, però, diciamo all'assemblaggio finale, decidete. Se l'uva mi arriva come St. Valentin, non è detto che va a finire qua. Può esatto, quello che stavo dicendo, magari che non c'entra, per cui devo declassare quella partita e va a finire in un'altra partita meno costosa. Questo è il rischio nostro, e qui potete essere sicure che qua se c'è qualcosa che non coincide, che non funziona, sono il primo a dire no, quest'anno facciamo di meno. Non mi risulta che ho detto no, quest'anno non lo facciamo, sui rossi sì, però sui bianchi dico quest'anno non lo facciamo di meno, morta lì. Ma è successo il contrario? Che una partita che non doveva essere del St. Valentine ha avuto un upgrade? Sì, succede 2-3 volte all'anno, magari ci accorgiamo in luglio-agosto che c'è una partita particolare, l'agronomo, se non lo vedo io me lo dice l'agronomo, diciamo al proprietario della vigna, diciamo senti quest'anno... Io la tua partita la vorrei introdurre nel St. Valentin,
magari vai ancora a correggere un po' la resa e poi viene introdotto nel St. Valentin e prende un aggiunto, un premio, diciamo perché se no non me lo fa, però è possibile. Allora, dobbiamo chiudere la puntata, quindi chiuderei magari con una sua descrizione personale del St. Valentine e ovviamente un suggerimento su qualcosa da poter. Allora, quello che mi piace in questo vino è soprattutto anche il colore, è un bel giallo paglierino con qualche riflesso anche verdoniolo. Il naso, sì, si sente leggermente l'affinamento in legno, questa leggera vaniglia che si sente, magari anche vaniglia affumicata che sentiamo anche in bocca, sentori, profumi di mela molto matura, di pera matura, però dico mela, pera matura, dico quando la frutta è molto molto gialla, diciamo già, in bocca una bella acidità. Ma soprattutto anche mineralità e soprattutto anche polpa. È un vino che richiede di essere accompagnato anche da un certo piatto. Questo è un vino che a me personalmente mi piace, per esempio, con volatile, magari con una beccaccia o con beccaccia, mi sa che non si mangia più, o con una bella quaglia, ma anche con carne bianca, per esempio, anche un Wiener Schnitzel, una bistecca milanese, però fatta nel modo giusto, farla friggere per esempio in burro, per cui è un vino che si sposa anche molto bene con qualche piatto tradizionale nostro, ma anche io sono un amante di pesce, diciamo un bel pescione all'umido, al forno, diciamo sarebbe un pesce saporito, perché questo vino ha sicuramente una gran bella struttura in bocca che sorregge bene cibi anche molto saporiti. Poi parliamo del 18, questo vino che lo possiamo bere anche in 10 anni. Io ogni tanto mi faccio una bottiglia che ha 10 anni ed diciamo anche lì sono vini, poi dopo 10 anni io li chiamo tante volte un vino da meditazione, o un vino magari che si sposa molto bene con un bel formaggio stagionato, anche più piemontese, magari anche Alto Tesino. L'altro giorno mi sono fatto un formaggio piemontese con un po' di tartufo, secondo me sarebbe ideale con questo vino. Assolutamente sì, e ci dica solamente, secondo lei, quali sono le espressioni più belle che sviluppa quando c'ha qualche anno sulle spalle, quindi quali sono i sentori particolari che tira fuori con gli anni? Con gli anni, diciamo, a questi profumi nobili che ricordano tante volte anche un fungo nobile, per esempio un fungo porcino o anche un po' al tartufo, o anche della frutta, tante volte la frutta essiccata. Poi naturalmente anche tante volte c'è questa sensazione burrosa, chiamiamola così, burrosa, che è un grandissimo piacere. Benissimo, un piacere è stato soprattutto quello di fare una chiacchierata meravigliosa insieme a lei e questi vini stupendi dell'Alto Adige, il Pinot Grigio con tutte le sue sfaccettature. Veramente grazie di cuore ad Hans Sterzer che ci ha portato a conoscerlo e a conoscere la sua storia e la sua evoluzione nel territorio meraviglioso che rappresenta l'Alto Adige. Quindi farei un brindisi con il nostro Pinot Grigio e grazie di cuore, spero un giorno di venirla a trovare, magari facciamo una verticale insieme. Va bene, speriamo che questo tempo, questa situazione passi e che possiamo incontrarci anche in cantina. Anche perché veramente consiglio a tutti quanti di andare in Alto Adige non appena si potranno riaprire le porte e i confini, perché è un territorio che, oltre che per i suoi vini, merita veramente di essere visitato, e le cantine stesse sono delle meraviglie da scoprire perché hanno delle architetture e delle impostazioni veramente meravigliose che non vi potete immaginare finché non andate lì sul posto a vederle con i vostri occhi. Quindi
Allora, tutti in Alto Adige il prima possibile, intanto ce lo beviamo nel bicchiere. Grazie di nuovo. Ci vediamo in Alto Adige, volta Michela Piana. Arrivederci. Arrivederci.